con el despertador de Radio Zimari. De Radio Zimari. Y empieza tu día a lo grande. Desde la encantada bahía de Zimari. Desde la encantada bahía de Zimari. Con la resaca que anuncia buen día. Eolie, Eolie. Noche siempre motivo per tornare. Buongiorno, sono Sasà, l'uomo della sveglia. Inizia il buongiorno e oggi. Show, show. Buongiorno Eolia, buongiorno mondo, eccoci qua amici nuovamente insieme per trascorrere almeno questa giornata di musica di Radio Zimari in compagnia di Sasà Santomauro, Nadia Solange e tanta tanta bella musica e tante tante interviste. Si parte amici, cominciamo la giornata partendo con il buongiorno Eolia con il sottoscritto. Intanto buongiorno, buongiorno a tutta la Sicilia. Buongiorno all'Italia, tutta, tutta. E allora oggi amici sarà una puntata interamente dedicata per quanto riguarda a quello che sta succedendo in generale su tutte le isole Eolie, su tutta la provincia di Messina, un po' tutte queste maledette ordinanze che il prefetto e che il sindaco, ecco, deve mettere in atto. Abbiamo cercato di capire un po' il pensiero un po' degli operatori turistici. Abbiamo intervistato il direttore del Raya, Giovanni, e poi abbiamo intervistato Maurizio Ferrara, che noi tutti lo conosciamo come uno dei più grandi batterista di tutte le sette isole Eolie, e credo anche qualcosina in più. Abbiamo cercato di capire anche con lui, che vive di musica, fa musica. Tutto questo amici in Buongiorno Eolie, la radio delle isole Eolie, in compagnia di Sasà Santomauro. E allora amici partiamo col disco pilota Un altro mondo, Mark Cremon insieme a Tananai, e pensate un po', Marrakesh. Radio Zimari, l'atmosfera giusta per voi. E da Milano Est, trano delle 10:30, verso sogni che un'umanità non ci basterà, mentre ballo incontro lei e mi fa se ti va. Per me sei te, sei la fine del mondo. E se ti va di là, c'è la fine del mondo. La fine del mondo. Per me sei te, sei la fine del mondo. In te c'ho fondo. La fine del mondo. Per me sei te, sei la fine del mondo. In te c'ho fondo. Le peggio cose che stasera farò, già lo so, saranno i migliori ricordi che avrò. Ci sta salendo, siamo al momento clou, non so più dove finisco io e cominci tu. Mentre stiamo volando mi chiedi, si può andare più su di così? Cerchi vita sugli altri pianeti, però non ce n'è molta anche qui. Emozioni fredde, digitali, codipendenti, ma innamorati. Troppo figli per essere padri, anche tu pensi piani malvagi? Siamo in ballo e dobbiamo ballare, che gara. Tra intelligenza artificiale e stupidità umana. Torniamo a casa, mañana, mañana. Baby lascia chi ti lascia, smetti di cercare un senso, salva. Assieme a me verso un altro universo. Guarda la fine del mondo, ho pagato il biglietto. La fine del mondo. Per me sei te, sei la fine del mondo. In te c'ho fondo. La fine del mondo. Per me sei te, sei la fine del mondo. In te c'ho fondo. Se ti va di là, c'è un altro mondo che ci capirà. Torniamo.
fine del mondo e te già a fondo sei. Sei fine del mondo e te già a fondo sei. Fine del mondo. E se ti va di là, c'è la fine del mondo. La fine del mondo, un altro mondo insieme a Tananai, c'è Marrakesh e Mark Cremont. E allora amici, noi andiamoci ad ascoltare un altro brano e dopodiché faremo ascoltare la prima intervista che abbiamo fatto. E partiremo con l'intervista a Maurizio Ferrara. Ma prima amici, tutto quello che ho, loro, lui è Shade. Lo so che tardi, mi scuso. Non so quale sia l'ora, di dove sei ora, se anche lì c'è il fuso. So soltanto che è tardi per dire mi manchi, che poi non è giusto. Nella radio del taxi passa una canzone che parla di te. Il tassometro corre, ma il tempo si ferma se non ci sei. Abbiamo passato la vita a evitarci, non posso evitare di pensarci, ma nemmeno l'allontanarci ci farà sentire distanti. Da fuori sembra tutto perfetto, ma non sai che casino che ho dentro. Quello che sento sono solo paranoie, paranoie, perché può piovere per ore anche col sole. E una lama nel petto, vederti se mi guardo allo specchio, sentirti pure se non ti sento. Sono solo paranoie, paranoie che mi faccio da una vita intera. Quando rimango fermo a guardare il cielo la sera, dentro quel buio ci vedo tutto quello che ho. Vorrei dirti qualche parola per sciogliere il nodo che ho in gola. Da quando non sei qui, grazie a te ho imparato a non essere stronzo, perché lo è già sto mondo e forse pure troppo, che puoi riderci sopra anche se ci stai sotto, che con la giusta chiave puoi aggiustare anche un rapporto. Ma qua non è questione di città, ho preso un'auto nuova per tornare 2 anni fa, e a chi mi dice che sei tutto tuo, papà, dirò che questo pezzo è tutto tuo, papà. Da fuori sembra tutto perfetto, ma non sai che casino che ho dentro. Quello che sento sono solo paranoie, paranoie, perché può piovere per ore anche col sole. E una lama nel petto, vederti se mi guardo allo specchio, sentirti pure se non ti sento. Sono solo paranoie, paranoie, che mi faccio da una vita intera. Quando rimango fermo a guardare il cielo la sera, dentro quel buio ci vedo tutto quello che ho. Vorrei dirti qualche parola per sciogliere il nodo che ho in gola. Da quando non sei qui. Quando rimango fermo a guardare il cielo la sera, dentro quel buio ci vedo tutto quello che ho. Vorrei dirti qualche parola per sciogliere il nodo che ho in gola. Da quando non sei qui, io vorrei andarmene, consumare le scarpe anche senza arrivare da nessuna parte. Come se non bastasse vederti ogni volta che chiudo le palpebre, e cancellerei il mondo se solo servisse per dimenticarmene di tutto a parte te. Lasciamo così tutto quello che ho, Shade, amici. E allora, come vi avevo promesso, fermiamo la musica. Intanto fermiamo la musica, grazie regia. E allora ragazzi, noi vi avevamo promesso che vi facevamo ascoltare giusto alcuni pensieri, ecco, mettiamolo così, di alcuni operatori turistici che non sono operatori di a quattro soldi, sono operatori importanti, ecco, sull'isola di Panarea. Uno è il direttore del Hotel Raya, Disco Raya, e l'altro è il boss del bar di Carola, insieme a sua moglie, appunto Carola. Noi ci andiamo ad ascoltare appunto un piccolo estratto, anzi no, lo facciamo ascoltare per intero, il pensiero di Maurizio Ferrara. Andiamo ad ascoltarcelo, amici. Radio Zimmari Web batte forte sempre. Maurizio, buongiorno, sei in diretta su Radio Zimmari. Buongiorno, come va? Come va? Buongiorno a tutti i web ascoltatori dalle magiche onde di Radio Zimmari.
Buongiorno Maurizio, allora ti spiego subito, noi stamattina abbiamo intervistato un po' tutti gli operatori turistici, non tutti, perlomeno i più importanti operatori turistici dell'isola di Parea, riguardanti un po' la situazione che sta succedendo. Ci vuoi spiegare tu un attimino cosa sta succedendo? L'ordinanza per la chiusura dei locali, spiegaci un po' l'ordinanza. L'ordinanza ad agosto si dovrà chiudere alle 2 e aprire alle 6 per un discorso di ordine pubblico, di movida. Oggi i responsabili sono i sindaci, qualsiasi cosa succede, il sindaco è responsabile, perciò va a finire subito in tribunale il sindaco. E allora, come il prefetto ha disposto per tutta la provincia di Messina, ma non solo, io penso in tutta Italia, di chiudere alle 2, le discoteche alle 3:30 mi sembra, e calmare un po' la movida, perché stanno succedendo troppe cose brutte. Ora non so se funziona, non funziona, se va bene, non va bene, ma staremo a vedere. Gli altri anni abbiamo avuto solo riscontri negativi con le persone che stavano tutta la notte in giro, sono successe tante di quelle cose che poi si dimenticano, ma a mente serena ricordiamo che locali distrutti, risse, di tutto e di più. Però Maurizio, c'è anche da dire che l'anno della pandemia, se tu ben ti ricordi, la gente, essendo che i locali che dovevano chiudere o non potevano dare alcol e tutto, sì, le serate si spostavano nelle case. E quell'anno là, come percentuali di incidenti per quanto riguarda, io mi riferisco ai minorenni, ai ragazzini che non superano il 18° anno di età, abbiamo avuto tanti problemi, ecco, l'elicottero che un giorno sì, una sera sì e una sera no arrivava, ecco, chi denunce ci sono stati per quanto riguarda vari negozi per la vendita dei superalcolici ai minorenni. Ecco, cosa comporta al turismo di Parea questa scelta del sindaco, del comune o di chi ha deciso di fare questa maledetta? Prego. Allora, l'idea dovrebbe essere quella di avere un turismo di un livello più alto, gente più matura, e spostare questi ragazzini in un'altra isola, altri posti dove magari la movida si può fare, dove le discoteche sono aperte tutta la notte, da noi l'idea dovrebbe essere questa di portare un po' di turismo a un livello più alto, ma non è solo parlare qua parliamo che è un problema di tutte le 7 isole Eolie. Però sai qual è il problema, Maurizio? Che sulle altre isole, togliendo i locali, ecco, le discoteche o quant'altro, hanno come sfogarsi, tra virgolette. Noi sulla nostra isola, togliendo i locali e il mare, cioè, cosa possiamo offrire noi al turista, al cliente che arriva sull'isola, all'ospite che arriva sull'isola di Parea, se non possiamo offrirgli il divertimento, la movida? Ecco, io non dico la movida, cioè togliere la movida, secondo me, sull'isola di Parea, attenzione, bisogna che ci sia una movida controllata. Ecco, il problema del comune è che invece di mettere 4 forze dell'ordine sull'isola di Parea, non ti dico che ne devono mettere 44, però perlomeno quei 20 giorni cercare di ampliare perché non puoi su un'isola che va d'inverno fa 200 persone ed estate arriva a 18-20 mila, se non qualcosina in più, non puoi, ecco. E poi un'altra cosa che ce l'ho scritta, perché mi ero preparato le domande, perché con te vado sempre sul sicuro. L'ordinanza fatta secondo te più che altro è per salvaguardare il comune, per i e cosiddetti risarcimenti? Questa è una domanda che ci ha fatto i risarcimenti
problema è che gli hanno dato la responsabilità al sindaco. Qualsiasi cosa succede, disgrazia, vanno subito dal sindaco e va in pretura a farsi un processo, perché dice che la responsabilità è del sindaco. Questo detto dal prefetto per tutta la provincia di Messina e non oltre. E oltre. E praticamente io la vedo che ci vogliono le discoteche, anziché alle 3 a stare fino alle 4, 4 e mezza, 5, non so. È la discoteca quella che dovrebbe tenere i ragazzi, diciamo, calmi e farli uscire quando proprio sono distrutti. Perché i locali sono in mezzo alla strada, i locali hanno i tavolini fuori, la gente passa, si ritrovano in una casino di ragazzini che con l'alcol ormai non si scherza più, ormai l'alcol è diventato, fa più danni della droga. Allora, questo senz'altro. Ribadiamo ancora per l'ennesima volta quello che ha detto Maurizio Ferrara. Comunque questa è un'ordinanza che parte per tutta la provincia di Messina e per tutte le 7 isole Eolie, non soltanto per l'isola di Panarea. Maurizio, sì, ma ti dico una cosa, ieri mi ha chiamato un amico di Ischia, di Capri, parlando di musica, visto che io suono, si deve suonare senza amplificazione, a mezzanotte e mezza massimo si deve chiudere, cioè è un discorso generale in tutta Italia. È un problema, un discorso sì generale. Troppi casini sono successi, perciò stanno cercando di restringere ovunque. Questa sera avremo ospite noi anche l'onorevole Sgarbi, per cui chiederemo anche a lui attimino, ecco, cosa ne pensa. Io Maurizio ti ringrazio e spero di averti con me negli studi per fare davvero un paio d'ore insieme, far divertire le persone come fai divertire durante i tuoi concerti. Amici, noi andiamo ancora avanti, arrivano i Cugini di Campagna insieme a Massimo con Lettera 22. Ciao Maurizio! Questa era l'intervista che abbiamo fatto, ecco, 10 minuti prima di andare in diretta a Maurizio Ferrara. E come ho preannunciato prima, Cugini di Campagna insieme a Massimo Alberti e a Umberto Balzanari, Lettera 22 a Radio Zimmari, la radio delle Isole Eolie. Rimanete con noi amici, che ci sarà anche un altro piccolo estratto dell'intervista che abbiamo fatto al direttore del Hotel Raya, Disco Raya di Panarea, Giovanni. Io non sono altro che un giardino senza neanche un fiore, io senza di te non sono altro che la parola amore. Con questo amore tornerei a dirti che ci vuole altro per convincermi a rinchiuderti dentro un singhiozzo, altro per lasciarmi in un riflesso dentro uno specchio, e non era mai il momento giusto, e non era mai il momento giusto per parlare. Questa è Radio Zimmari, che trasmette da Panarea, una delle 7 isole Eolie. Lui è Sasà Santomauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Immergiti nello spirito di Radio Zimmari Web. Ci trovi a Panarea. A farvi compagnia nelle live sono sempre Nadia e Sasà. Radio Zimmari, la tua perfetta colonna sonora. Oh,
Tutto ha inizio con Mamma Carola, che ha pensato con successo di miscelare in maniera creativa e sapiente due prodotti che sono alla base della cultura culinaria eoliana: la granita pesca e malvasia, diventando così nel 2014 un marchio registrato. E non solo, il bar da Carola ha oltre 40 specialità di granite, prodotte con passione e utilizzando solo frutta fresca. Un peccato di gola, unico ed inimitabile. La sera poi lasciati avvolgere da un'atmosfera unica sotto il nostro gazebo in riva al mare, gustando i nostri aperitivi. Un incontro di miscela, fusioni e combinazioni. Il tutto accompagnato con dei taglieri ricchi di prodotti eoliani, buoni e gustosi. Bar da Carola, lo trovi a Panarea, in via Comunale Mare. Per informazioni chiama il numero più 39 09 09 83 161. Bar da Carola, dal 1990, sostiene che oltre alla qualità del caffè, ciò che conta è la sincerità del sorriso in cui lo staff ti saluta. Bar da Carola, prendi il tuo tempo, ascolta Radio Zimmari Web, è a Panarea, una delle 7 isole Eolie. Enjoy Panarea è un'azienda giovane e dinamica. Nasce dall'amore per il mare e ad oggi è esperta nel settore di noleggio gommoni e moto d'acqua. Attenti a soddisfare le richieste dei nostri clienti con particolare e continua attenzione anche dei piccoli particolari. Il nostro obiettivo è quello di farvi vivere delle esperienze uniche ed indimenticabili nell'isola di Panarea e in tutto l'arcipelago delle isole Eolie. Esperienze e sensazioni che solo il mare può farvi trovare. Con le nostre moto d'acqua e i nostri gommoni eleganti e super accessoriati, il vostro viaggio sarà in completa sicurezza ed in totale autonomia. Oppure, se preferite, affiancati dai nostri skipper. La nostra flotta vi attende. Scegli tra i nostri modelli con o senza patente nautica e dai inizio all'avventura. Per informazioni chiama il numero più 39 349 139 38 53 oppure più 39 333-839-8531. Enjoy Panarea. E dopo il primo consiglio, estate 2023, vacanze sull'isola di Panarea, andiamoci ad ascoltare un altro brano e dopodiché andremo ad ascoltarci l'intervista che abbiamo fatto al direttore del Raya. Insieme a Francesco Renga, amici, c'è Neck con Pensate un po' il solito Lido. Amici, questa è Radio Zimmari, la radio delle Isole Eolie. Buongiorno Eolie, in compagnia di Sasà, in regia Nadia Solange. Giorno di merda, saranno almeno due ore che sono le 11:30. E l'universo è contro di me, pretende vendetta per quella cica che distrattamente ho gettato per terra. O per essermi abituato alla guerra. Che periodo di merda, che non ho neanche più voglia di cantare sotto la doccia o di pensare all'ombra guardando cadere la pioggia. Perché mi hai tolto l'ombrello e dalla clessidra la sabbia, ma ora vado a riempirla. Sai, mi sento stanco, amareggiato, e cammino a passo lento verso la fine del mondo, con la camicia e l'infradito. E se non mi faccio vivo, mi trovi al solito Lido, mi trovi al solito Lido, mi trovi al solito Lido. La fritturina tira la spina, estate di merda. Saranno almeno due anni che aspetto l'estate promessa, ma sono fuori forma e l'umore che tocca per terra. Malgrado tutto io voglio soltanto un ghiacciolo alla menta, che prendere fiato è una scelta. Sai, mi sento stanco, amareggiato, e cammino a passo lento
valigia e l'infradito, e se non mi faccio vivo mi trovi al solito nido, mi trovi al solito nido, mi trovi al solito nido, la fritturina tira la spina. Io voglio solamente commentare il fondo schiena, scorretto come un film degli anni ottanta di Vanzina, sentirmi imperatore mentre bevo una corona, sentirmi vivo a fare il morto in mezzo alla piscina, se ti manco ci potevi pensare prima. O no? O no? Al solito rido, al solito rido, mi trovi al solito rido, la fritturina tira la spina. Tua cugina poi? Boh. E allora, come vi avevo promesso, amici, andiamo ad ascoltarci l'intervista che abbiamo fatto al direttore del RAIA. Blocchiamo la musica, amici. Risponde. Pronto? Buongiorno. Pronto? Direttore, Sasà Santomauro. Buongiorno. È in diretta su Radio Zimmari. Come va? Buongiorno. Giovanni, a parte gli scherzi, io ti sto chiamando perché voglio sapere cosa sta succedendo per quanto riguarda le autorizzazioni per i locali per far musica. Io ho saputo da alcune fonti che anche voi siete decisi a portare questa cosa in tribunale. È vero o non è vero? Soprattutto, cosa sta succedendo? Ma probabilmente stiamo decidendo che strada seguire. La situazione per un locale tipo il nostro, ma come penso anche tanti altri locali, non si prospetta positiva, anche perché questa ordinanza a inizio stagione non ci dà neanche il tempo di correggere il tiro, di organizzarci in maniera differente. Okay. Anche se troviamo comunque completamente fuori ogni logica questa nuova ordinanza. No, anche perché io ne parlavo ieri sera con alcuni colleghi, appunto, che hanno il locale, e praticamente Panarea esiste solo per i locali e Vita di Mare. Togliendo i locali la sera, la musica la sera, rimane il mare, ma il mare da solo non riesce un po' a soddisfare le esigenze dei clienti, dei turisti che arrivano sull'isola di Panarea. Ma voi soprattutto avete già chiesto informazioni, spiegazioni al sindaco, anche perché lui ha detto che non riesce, non vuole prendersi responsabilità. Ma responsabilità di cosa? Questo lo vorremmo capire anche noi, visto che comunque siamo un locale che, diciamo, è su Panarea da credo 50 anni e credo che non abbia dato mai problemi. È stato anche un esempio, è un esempio di sana movida, come diciamo, come adesso anche perché, si usa dire. Anche perché dobbiamo dire che la maggior parte della gente che viene su Panarea è perché c'è la vostra struttura, perché non è soltanto il nome RAIA, è anche un punto di incontro non solo per la gente dell'isola, ma anche per l'intero arcipelago eoliano. Ecco, ma io sapevo, Giovanni, scusami, io sapevo anche che per voi c'era un'autorizzazione che potevate far musica per quanto riguarda discoteca fino alle 3. È una cazzata o è proprio nell'ordinanza che vi è arrivata? Se vi è arrivata questa famosa ordinanza? Sì, l'ordinanza che è quella che, diciamo,
che è arrivata, che è per tutti, praticamente questa ordinanza dice che dal 1° al 31 agosto le discoteche devono chiudere alle 2:30. La stessa ordinanza dice che dalle 2:30 alle 6 deve essere tutto chiuso nell'isola, nell'arcipelago, quindi anche una persona che alle 3 vuole andare a prendersi un cornetto o a prendersi una camomilla in un posto non può andare. Dalle 2:30 in poi bisogna ritirarsi a casa oppure stare per strada, perché quello magari si potrà fare, e bersi la propria bottiglia per strada. Probabilmente è così. Questa, diciamo, ordinanza è pure abbastanza complicata da comprendere. È anche pericolosa, anche perché la gente, togliendo i locali, si va a fare quello che comunque è successo negli anni, nell'anno della pandemia, cioè feste nelle case, e significa pericolo costante un po' per i giovani, ecco, perché comunque chi può controllarli? Grazie Giovanni, vai. Io ti ringrazio, e noi ci risentiremo oggi pomeriggio, se ti va, faremo una cosa in tre, che ci sarà anche l'onorevole Sgarbi, e cercheremo di capire o di trovare una soluzione a questo. Una via che possa accontentare tutti. Anche perché mi stanno arrivando... che le persone, è giusto che le persone, diciamo, vogliono stare tranquille, chi ama anche la tranquillità va anche rispettato, però credo che si possa trovare un buon equilibrio tra chi vuole il silenzio e chi vuole divertirsi. Ma l'importante è cercare di accontentare il silenzio va bene sull'isola di Panarea, noi parliamo dell'isola perché è la nostra isola, ecco, ma chi ha voglia di l'isola di Panarea sta in silenzio 11 mesi l'anno. Esatto. L'isola è in silenzio assoluto. Esatto. Quindi anche perché un mese l'anno bisogna che ci sia divertimento, un divertimento controllato, sì, perché sempre no? Rispettando gli altri, questo diciamo deve essere la base di tutto. Direttore, la ringrazio, ci sentiamo, grazie, è stato un ancora piacere. Arrivederci. Ecco qua, abbiamo sentito l'intervista al direttore del Raya, e noi amici andiamoci ad ascoltare l'ultimo brano in scaletta. Oggi era una diretta un po', ecco, riguardante un po' questa, quello che sta succedendo sull'isola di Panarea. Rimanete con noi amici, la musica di Radio Zimari continua ancora, rimanete con noi, ci sarà un po' di jazz per concludere la metà giornata, ecco, per dare inizio al pomeriggio con la musica di Radio Zimari. Intanto andiamoci ad ascoltare l'ultimo brano, Matter of Time, Estrel e Stoto. Amici da Sasà Santo Mauro è davvero tutto, noi ci ritroveremo sempre e comunque questa sera con il Disco Sunset. Da Sasà è tutto, ciao. Come on. Radio Zimmer, la radio delle Isole Eolie, con voi, per voi, sempre. Radio Zimmer, il duo. Sasà Santo Mauro, corpo, mente e anima di Radio Zimmari Web. Tutto quello che cerchi, musica, informazione, intrattenimento, lo trovi in una sola radio. Radio Zimmari Web, la tua radio.
musica alla radio è la febbre di un sogno condiviso, un'allucinazione collettiva, un segreto tra milioni e un sussurro all'orecchio di tutto il mondo. Radio Zimmari, la tua radio. Radio Zimmari. Radio Zimmari. L'atmosfera giusta per te. L'atmosfera giusta per te.